da ormai quarantenne continua a scrutarci pensieroso, eppure non sarà lui a rilasciare dichiarazioni. Qualche settimana fa alcuni daini fuggirono dallo zoo safari di Fasano, uno dei parchi più grandi d'Europa, che punta tutto sulla sicurezza di personale, clienti e soprattutto animali, ma che da qualche tempo si trova alle prese con il fenomeno dei ladri di caprette, ladri che bucano la recinzione per intrufolarsi nel parco, e capita poi che da quei buchi alle volte fugga qualcuno. Alcuni ladri hanno fatto un foro, hanno tagliato la recinzione con l'intento di rubare qualche erbivoro, che ci sono anche gli erbivori di piccola taglia, e in questa azione hanno lasciato un varco aperto dove i daini, seguendo magari l'erba all'esterno, sono usciti 7 daini, di cui 4 sono rientrati da soli il giorno stesso, altri 3 li abbiamo recuperati il giorno dopo. Sia chiaro, allo Zoo Safari la sicurezza è tutto, lo è per Cosimo Tasco, direttore della sicurezza del parco, una vita nei vigili del fuoco, oggi in prima fila nella gestione dello Zoo Safari. Per quanto riguarda la sicurezza, a parte il fatto la formazione, perché io tutto il personale, anche l'ultimo arrivato, lo formo e lo informo di quelli che possono essere i rischi per la sua mansione lavorativa, ma siccome dobbiamo anche seguire e cercare di indirizzare i visitatori in un comportamento sicuro, anche formarli in questo senso. E poi formo il personale addetto al primo soccorso, il personale addetto anche all'antincendio, l'infermeria attrezzata per il primo soccorso e per un punto di attesa in attesa dei soccorsi poi del 118. Siamo attrezzati sia per il personale ma anche per i visitatori, per dare la massima sicurezza possibile e immaginabile. Resta il contorno, quello degli animali che popolano lo zoo, delle famiglie che lo visitano, di quei bambini che da decenni continuano a recarsi in un luogo unico, ricco di storie, persino di evasioni. Che la si pensi, di grande e controllata libertà.